questa mattina a Kabul verso le 8 e un quarto del mattino c'è stata un'intensa esplosione circa mezzo chilometro lontano dal nostro ospedale e hanno tremato i muri, è stata una delle esplosioni più forti che abbia mai sentito. Parte della struttura dell'ospedale è stata leggermente danneggiata, tutto lo staff nazionale e internazionale non ha subito nessuna ferita. Circa 10 minuti dopo questa esplosione un centinaio di persone si sono riversate nel nostro ospedale e di queste 70 sono state ammesse, 6 corpi sono arrivati al nostro ospedale e un'altra trentina, quarantina stati visitati nel pronto soccorso e mandati a casa perché colpiti da ferite minori. Le nostre salvatori stanno lavorando, nel momento altre 4 persone sono morte durante l'operazione o aspettando la sala operatoria.